Un programma condiviso incentrato sui temi dell'occupazione e sull'abbattimento delle diseguaglianze sociali e la Costituzione come stella polare. La sinistra torna a dialogare, o almeno ci prova, tentando di ritrovarsi nella stessa casa, sotto un unico tetto, un'unica sigla elettorale in vista del decisivo appuntamento con le politiche del 2018. A tenere le fila di questo processo complesso, difficile da realizzare ma non utopico, è l'avvocato cosentino Anna Falcone, cresciuta seguendo gli insegnamenti socialisti di Giacomo Mancini e reduce dalla negativa esperienza condotta con Antonio Ingroia, accantonata in soffitta senza rimpianti. Vogliamo partire dall'attuazione della Costituzione e dal ripristino di tutti quanti quei diritti alla salute, a un'istruzione pubblica di alta qualità, a vivere in un paese giusto dove non bisogna aspettare 10 anni per avere giustizia davanti ai tribunali. Vogliamo un paese dove l'ambiente diventi una risorsa e non costantemente mortificato, come accade ad esempio anche qui in Calabria. Ecco, su questi temi siamo tutti quanti d'accordo. Le nostre assemblee dimostrano proprio questo e noi andiamo avanti forti del fatto che i cittadini, soprattutto quel 50% di elettori che non vota più, vuole sentir parlare di temi e non di alchimie, tatticismi o leaderismi. Nella sala Hauser del centro storico di Cosenza ci sono i rappresentanti di associazioni, movimenti, sindacati, ma anche di partiti politici come Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana. Ci sono ex parlamentari come Paolo Palma, Giuseppe Pievino e Fernando Pignataro, il radicale Enzo Paolini. Si discute sulla opportunità di allargare l'alleanza al Movimento Democratico Progressista, perché con il Rosatellum per entrare in Parlamento servono i numeri e occorre coagulare il consenso, per non rischiare che questa battaglia per i diritti si trasformi in una semplice testimonianza. Salvatore Bruno per la CNews 24.